Ultimo Chuck per il lungometraggio Frammenti, il film omaggio al neorealismo, scritto, diretto e interpretato da 80 studenti dell'Istituto Via Sarandi di Roma. Ultimo Chuck a Roma per Frammenti, il film scritto e girato dagli studenti dell'Istituto Via Sarandi di Roma. Il lungometraggio, un omaggio al neorealismo, racconta storie di quartiere spaccati, di quotidianità che racchiudono esperienze di vita. Rossella Santilli. Metti un gruppo di studenti romani dell'artistico Via Sarandi al Tufello, metti un progetto del MIUR MIBAC con i partner ANAC e Alveare per il Sociale e metti un regista, Paolo Bianchini, 88 anni, 60 film alle spalle con Zampa, Monicelli, De Sica ed ecco che nasce un film, Frammenti, girato da Dragona al Tufello, ora l'ultimo Chuck. 48-1 prima. Vai. Azione! A tutti e sei siete qui, gli autori di questa follia... Il tuo racconto è il più bello degli altri? No. Il mio parla di una ragazza che si chiama Alba. Il tuo? Il mio parla di due mondi completamente diversi. Quali sono? Quello della polizia e dei Rom. Il mio racconto è stato scritto insieme a lui, il nostro racconto, e parla di un bambino che si perde e scopre questo nuovo mondo. E qual è il nuovo mondo? Il Tufello, il quartiere pronto ad accoglierlo. Quattro bambini che adottano un vecchio che vive in una discarica e lo salvano. Tu sei proprio il protagonista più di tutti in questo film? Penso di sì. Che tu sei il folletto? Sì. E c'è anche Luca Barbarossa in questa impresa unica in Italia, ha regalato ai giovani registi il suo brano, Roma è di tutti. Cosa sarà l'ultima scena del film? Esattamente quella che stiamo facendo noi, io e lei, qui dentro, ed è un personaggio così di fiabesco. Noi aspetteremo questo film finito, montato, e nel frattempo vi lasciamo con il sogno di Paolo e di tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa magica scatola del cinema. Sì, sì, anche di tutti coloro che ci avranno ascoltato e visto, e che è l'invito a sognare con noi. Roma è un paese, ma con milioni di persone.